Tredicesimo appuntamento per la rassegna Settembre Culturale al Castello, con la presenza della giornalista conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi e la presentazione del suo libro Le 100 perle del mare italiano. Sono le 100 perle dei mari italiani, ovvero quello che noi possiamo scoprire navigando lungo le coste, gli 8000 km di coste del nostro paese. Si tratta di luoghi dimenticati, si tratta di luoghi segreti, si tratta di porti dei pirati sanaceni piuttosto che di oasi, di giardini sommersi di straordinaria bellezza, si tratta di orti botanici piuttosto che di piccoli santuari sperduti. Insomma, dentro c'è tutto, ma soprattutto c'è il racconto di tanti incontri che in questi 19 anni hanno contrappuntato la mia esperienza a Linea Blu. La città di Agropoli oggi ha avuto l'onore di averla qui come ospite, ma ha avuto anche l'opportunità di essere, insomma, al centro dell'obiettivo, ovviamente, della sua trasmissione Linea Blu. Come ha trovato, ovviamente, questo luogo e se possiamo magari dire in anteprima a chi seguirà il servizio quando andrà in onda, ovviamente, la puntata? Ma certo, andrà in onda il 20 ottobre su Rai 1, ovviamente alle 14:30. L'ho trovato molto bello, non è stato difficile andare a cercare quelle che sono le eccellenze di questo luogo. È stata un po' una scoperta anche per noi e quindi, insomma, la stiamo costruendo. Noi non partiamo mai da casa con un copione scritto. Linea Blu si fa sul campo, si fa in mare con le persone che noi incontriamo di volta in volta. Davvero orgogliosi stasera di avere questa prestigiosa ospite, Donatella Bianchi, con la sua ormai ferratissima trasmissione da 19 anni Linea Blu, e ha dedicato anche una puntata ad Agropoli che andrà in onda il 20 di ottobre. È una bella persona, competente, davvero affascinante, e che può essere un testimonial, una testimonial importante per la nostra città. Ha scritto il suo libro Le 100 perle del mare italiano, ci auguriamo che si possa aggiungere anche Agropoli come merita, e quindi un'ulteriore serata importante per Agropoli, per il Settembre Culturale, che cresce di intensità e soprattutto riesce a mettere anche dei mattoni importanti per la crescita turistica, perché queste persone con il loro lavoro, con il loro ruolo, con la loro possibilità che hanno, possono far crescere Agropoli e questo territorio. Un'attenzione ancora una volta di questa bellissima trasmissione, importante e seguitissima trasmissione sul nostro territorio, sul Cilento, perché poi Agropoli è la porta del parco e quindi non possiamo essere che contenti, e significa che il lavoro che insieme stiamo facendo tutti quanti, per carità, non il parco, ma il parco, i sindaci, gli imprenditori, ma pure voi della comunicazione, insomma, ci state dando una mano, e io spero che tutto questo serva sempre più a risvegliare un orgoglio cilentano, e abbiamo grandi sfide nei prossimi anni. Abbiamo lanciato, lo ha detto anche il sindaco Alfieri stasera, ed è stata un'idea sua e del sindaco di Vibonati, che io ho sposato in pieno, quella della Costa Blu del Cilento. E come diceva Donatella Bianchi, non abbiamo niente da temere con la Costa Smeralda e la Costa Azzurra, perché là è quasi tutto artificiale, invece qua c'è l'anima. Colgo l'occasione per ringraziare la libreria Mondadori che ci ha dato questa possibilità. Ritengo che per la promozione dei nostri territori, i paesi di mare, le trasmissioni come questa siano importantissime. Oltretutto, cogliendo l'occasione della presentazione del libro, si è fermata anche la troupe per realizzare un servizio sulla nostra città, che andrà in onda il 20 ottobre, quindi sarà un'occasione ulteriore per presentare al grosso pubblico della RAI le nostre meraviglie.